Io credo che questa sera, ancora una volta, si evidenzia come questa struttura che ricordava prima il Presidente Silvani ha riaperto i propri cancelli qualche mese fa, stia sempre più diventando uno degli elementi di caratterizzazione per l'intero contesto metropolitano. Devo dire che Virgilio è una bella occasione questa per ritrovarci all'interno del castello e per parlare ancora una volta di strategie, di progetti, di un'area vasta come la città metropolitana, dando, e questo è il primo di una serie di incontri che la città metropolitana ha promosso nel territorio dell'ex provincia di Bologna, dando la voce alle unioni. E questo mi pare un elemento da sottolineare, un elemento di grande valore, perché è uno strumento fondamentale come il piano strategico metropolitano, che diventerà nel prossimo futuro lo strumento per il nostro territorio dal punto di vista della programmazione, appunto della strategia, come ricordavo, è bene che abbia un momento di condivisione territoriale attraverso la presentazione da parte delle istituzioni, dei soggetti pubblici e privati che sul territorio operano, di quelle che possono essere le opinioni che su un tema di questo genere di valenza fondamentale per il futuro, come dicevo, possa rappresentare un vero momento di condivisione. Spesso noi amministratori usiamo il termine compartecipazione e condivisione in senso un po' lato, quindi non abbiamo sempre la concretezza alle spalle di questi principi. Ecco, io credo che trovarci qui con questi obiettivi abbia invece un significato completamente diverso, che è quello di sentire direttamente dai territori che opinioni si hanno su quello che è il futuro che ipotizziamo per il nostro territorio dell'Appennino in un contesto vasto come la città metropolitana. Permettetemi poi, nel rimanere abbondantemente all'interno dei 5 minuti, di esprimere con grande orgoglio la soddisfazione per questo rinnovato accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio, che passa attraverso un patrocinio fondamentale della città metropolitana rispetto alla possibilità di utilizzare per i prossimi 3 anni il Castello della Rocchetta Mantelli. Ecco, devo dire che in questi mesi fantastici, dal 9 di agosto quando la Rocchetta è aperta, abbiamo ospitato più di 30.000 visitatori e questo testimonia quanto interesse, quanta passione questo castello ha saputo suscitare in visitatori da ogni parte del nostro paese, da ogni parte d'Italia. E in questo momento credo che la Rocchetta possa tranquillamente definirsi uno degli elementi, Virgilio, di maggiore catalizzazione rispetto all'interesse di tutto il contesto. Ed è per questo che io dico che questa sera mettere nuovamente in campo le nostre opinioni in un momento, lo ricordava il Presidente Silvani, in cui purtroppo spesso l'Appennino vede saltare gli schemi tradizionali, sia per quanto riguarda gli aspetti economici, sia purtroppo per quanto riguarda gli aspetti occupazionali. Dicevo, per rimettere al centro il territorio, le sue caratteristiche, la sua gente, la sua forza, perché per noi è tutto un po' difficile e quindi noi siamo gente coriacea che lotta molto per le cose a cui crede. Il territorio lo amiamo veramente tanto, con le sue caratteristiche, con le sue luci, con le sue ombre, e la Rocchetta è sicuramente una bella luce che credo possa portare grande soddisfazione a tutti in un percorso vero di crescita socio, economica e culturale del nostro territorio. Quindi grazie, buona giornata.